lascia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è un bre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Come avete visto dal titolo, andiamo a parlare dei tre giochi in uscita in questo mese, ragazzi. Come state vedendo, questo è Uncharted, il capitolo successivo di quello che abbiamo giocato. Insomma, non è proprio un vero e proprio capitolo, ma è un'espansione di Uncharted 4. Una versione differente in cui vedremo protagonista non più Nathan Drake, ma vedremo comunque protagonista Chloe, che è la protagonista, cioè non è proprio la protagonista, diciamo, è un personaggio del secondo e il terzo Uncharted. Chi ha giocato Uncharted lo ricorderà, quindi andremo ad aiutare Chloe in India insieme a Nadine alla ricerca di una zanna. Quindi sarà un Uncharted, diciamo, del tutto particolare, però con le dinamiche del solito Uncharted. Penso che sicuramente andrò a comprare questo capitolo, perché comunque sono un appassionato di Uncharted, scusate ragazzi, ma c'ho la lingua un po' impicciata una certura, e quindi andrò a comprare questo capitolo. A me piace tantissimo, quindi lo vedrete prossimamente sul canale. E detto questo ragazzi, valutate un po' il gioco e vedete voi. Passiamo al secondo titolo, che sarebbe fissato per la data del 25 agosto, e abbiamo Formula 1 2017, ragazzi. Anche questo un bel titolo, sinceramente è un bel gioco da vedere, con belle dinamiche di gioco, una bella grafica come state vedendo, e è abbastanza intrigante come gioco, diciamo, un po' come tutti i Formula 1, più o meno. Chi conosce questa serie, anche perché siamo arrivati al 2017 con Formula 1, quindi penso che abbia riscuotuto parecchio successo nelle edizioni precedenti. Come stiamo vedendo, questi diciamo sono dei, è il trailer di gioco, quindi suppongo che comunque la grafica sia abbastanza buona, che è questa che stiamo vedendo. Ragazzi, che dire di questo gioco? Io non sono un appassionato di Formula 1, a me piace molto più Gran Turismo, anche se quest'anno penso che deluderà le mie aspettative, però staremo a vedere. E però sembra un bel gioco, che dire ragazzi, aspettate la data di uscita e vedete di comprarlo se vi interessa. Il terzo gioco ragazzi in uscita, il terzo e ultimo gioco in uscita a fine agosto, il 29 agosto ragazzi, è Yakuza. Yakuza, non so come pronunciarvelo. E Yakuza ragazzi è un remaster, un remake, come cazzo lo vogliamo chiamare, di un famoso gioco che è stato giocato, e quindi hanno proposto questa remasterizzazione, la SIGA ha proposto questa remasterizzazione, secondo me sperando in un ritorno abbastanza buono, visto che comunque il gioco era abbastanza decente nella versione precedente. Hanno pensato bene di fare un remaster, però per come la vedo io il remaster alla fine è sempre un remaster ragazzi, e quindi è quello che è, diciamo che ci stanno riproponendo la stessa pappa solo rimasterizzato, anche se sembra abbastanza buono come gioco, quindi io non direi neanche tanto male. Detto questo ragazzi, il video finisce qui, un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, suggerite il mio canale ai vostri amici, cercherò comunque di accontentare tutte le vostre esigenze per quanto riguarda glitch e tutto il resto. Un saluto a tutti e al prossimo video.